Ecco, conosciamo questa realtà al Vinitaly di Verona e Feudo Antico si presenta con tre grandi argomenti: da Docigitulum, l'archeologia e l'enoturismo. Andrea Di Fabio, la forza dell'Abruzzo in una realtà importante come questa? Sì, questi sono i nostri tre pilastri di sviluppo per il futuro. Evidentemente la nostra azienda è un'azienda che ha in sé tutte queste caratteristiche. Partiamo da una storia, da una tradizione che è datata in epoca alto imperiale, 80-90 d.C., e dove abbiamo appunto valorizzato il rinvenimento di una villa rustica romana, ovviamente a Tollo, che è stata la base di partenza per poi attivare tutto il nostro sviluppo in termini della produzione della DOCG Tullo. Una DOCG che nasce come DOP nel 2008 ed ottiene il riconoscimento di DOCG nel 2018. A questo aggiungiamo ovviamente anche un altro ulteriore asse di sviluppo, che è quello dell'enoturismo, perché riteniamo che in questo momento storico tutto quello che possa essere, debba essere fatto nell'ambito della valorizzazione del territorio possa aggiungere un valore a quella che è la produzione vitivinicola. Quindi ripartiamo dai vini e entriamo un po' più nel merito della produzione e della qualità dei vostri vini. La nostra DOCG si basa fondamentalmente su tre vitigni attualmente: sul Montepulciano, che dà vita al Rosso Tullum e al Rosso Riserva Tullum nelle versioni tra virgolette convenzionali, ad un Rosso Tullum biologico che va con una fermentazione spontanea, ed è un progetto di sviluppo, di ricerca che abbiamo attivato qualche anno fa. E infine, in piena continuità con la tradizione romana, al Rosso Tullum in anfora. Poi abbiamo invece altri due vitigni, che sono Passerina e Pecorino, che noi abbiamo nella variante ovviamente convenzionale per quanto riguarda Passerina e Pecorino, e nella variante biologica per quanto riguarda il Pecorino, che è anche fermentazione spontanea. Questa villa antica, ritorniamo all'archeologia che già sta dando i suoi frutti, come dire, come immagine, no? Perché i visitatori già vengono, che sensazioni hanno? Beh, certamente è un'esperienza veramente indimenticabile, perché già il fatto di sapere di poggiare i propri piedi su un terreno dove 2000 anni fa c'era una produzione vitivinicola che poi è stata anche la base di partenza sulla quale noi abbiamo potuto ottenere il riconoscimento della DOP Tullum, oggi è veramente, come dire, un elemento di continuità forte, che per chi viene a fare questa esperienza dà anche una immagine quasi di retrodatazione della propria esperienza degustativa. Chi sta facendo una degustazione da noi è come se stesse in alcuni ambienti della nostra struttura degustando dei vini nell'antica Roma. E quindi il vostro guardare al futuro e in qualche modo sentirsi forti di questo passato. Cresciamo sulla nostra storia e cerchiamo di sviluppare con innovazione, con ricerca, valorizzando quelle che erano però già tecniche di affinamento preesistenti, come ad esempio l'anfora, rispetto alla quale oggi, come vi dicevo, facciamo un Rosso Tullum di OCG, un Montepulciano, e è in corso un progetto invece su un Pecorino. Siamo al Vinitaly nel momento in cui stiamo realizzando questa intervista ed è il primo Vinitaly dopo un periodo bruttissimo per la pandemia. Che cosa dicono coloro che avete incontrato, i buyers? Il Vinitaly in questo momento rappresenta, come dire, un punto di ripartenza. Evidentemente sembra banale e scontato, però nella realtà dei fatti è così, per tutto quello che è il mondo delle relazioni soprattutto, perché oggettivamente il mondo della vendita, del commercio, non si è mai fermato, lo sapete meglio di me.
però questo mondo, il mondo del vino, vive molto di relazioni personali. Ovviamente la degustazione del vino è anche un momento di intimità che va coltivato insieme ai propri clienti, che poi spesso sono degli amici. Quindi da questo punto di vista io credo che l'elemento fondamentale che si possa evidenziare e che sta emergendo anche nei contatti con i nostri clienti è proprio questo elemento umano, del rapporto umano, che ritorna ad essere fondante in un mondo che non vuole essere solo puramente commerciale.